Ciao a tutti, siamo nella sede dell'Associazione Tradizioni Sanginesine, in particolare nella stanza riservata al gruppo Alfieri Sanginesio, e siamo col responsabile del gruppo, Marco Scagnetti. Ciao a tutti. Allora, Marco, com'è la storia del gruppo? Il gruppo Alfieri di San Ginesio nasce nel 2009 con l'intento di riportare a San Ginesio l'anticarte del volteggio delle bandiere. Nel corso degli anni abbiamo partecipato a diverse manifestazioni medievali, tra le quali possiamo ricordare il Palio di San Floriano di Jesi, il Palio del Duca di Urbino e naturalmente le sei edizioni del Palio di San Ginesio. Lo scorso anno abbiamo festeggiato la nostra quinta partecipazione, il nostro quinto anno di appunto presenza al Palio di San Ginesio con la realizzazione di nuovi drappi raffiguranti i quattro colori dei nostri rioni, ossia rosso, giallo, blu e verde. Per quanto riguarda gli spettacoli, come sono strutturati? I nostri spettacoli si compongono di esibizioni in coppia o in squadra, sempre utilizzando bandiere con aste in legno che ci permettono di effettuare molteplici evoluzioni. Al termine degli spettacoli concludiamo sempre con particolari acrobazie che emozionano il pubblico presente. Naturalmente anche quest'anno parteciperete al Palio San Ginesio. Certamente, saremo presenti anche quest'anno al Palio di San Ginesio che ricordo si svolgerà il 15 di agosto. Anche se purtroppo saremo presenti con una formazione rimaneggiata, in quanto negli ultimi anni è stato sempre più arduo riuscire a portare avanti il gruppo a causa delle numerose difficoltà incontrate nel trovare nuovi membri interessati ad unirsi a noi. A tal proposito vorrei cogliere l'occasione per invitare tutti coloro che fossero interessati a partecipare alle nostre attività, a contattarci sulla nostra pagina Facebook. Ringraziamo Marco Scagnetti per il suo contributo. Grazie a voi. Salutandovi, vi ricordiamo di visitare la pagina Facebook del gruppo Alfieri San Ginesio e vi diamo appuntamento a San Ginesio dall'8 al 15 agosto a Medivalia. Ciao a tutti.